Benvenuto su Psinel, il primo podcast italiano dedicato alla psicologia e alla crescita personale, con Gennaro Romagnoli. Ciao e benvenuti alla 460esima puntata del podcast di Psinel. Episodio 460. È davvero possibile parlare con l'inconscio, con la nostra mente inconscia? Esiste un modo concreto per farlo? E soprattutto è qualcosa che può essere utile per la nostra realizzazione personale? Oggi cercheremo di rispondere a queste domande perché ultimamente me le state facendo in tantissimi, per cui credo sia bene fare un pizzico di chiarezza. Spoiler, è molto probabile che le risposte a queste domande ti spiazzeranno completamente, per cui ti invito ad ascoltare l'episodio fino alla fine prima di crearti una tua opinione. Molto bene, iniziamo! Oh, molto bene, allora come stai? Hai fatto mente locale sul terrore di restare ferma? Di restare fermo in base alla meditazione? Lo so, sono argomenti un po' strani che suonano un po' così, ma se hai ascoltato la precedente puntata, molto probabilmente avrai intuito l'impareggiabile utilità di questa nozione, dell'importanza del restare fermi e di che cosa significa per il nostro corpo allenarci a fare qualcosa del genere. Ecco, questo appunto era il tema della precedente puntata. Però, come al solito, prima di iniziare, lasciate che dia voce allo sponsor di questo podcast. Vuoi fare un passo avanti nella meditazione e imparare a meditare in modo avanzato? Ho creato un percorso di 3 mesi proprio per questo. Si chiama MMA. Master in meditazione avanzata. Mediteremo tutti insieme con tecniche nuove spiegate passo passo e potrai farmi tutte le domande che vorrai nel gruppo riservato agli studenti. Il master si svolge ogni 4 mesi. I posti sono limitati e se vuoi dare un'occhiata e riservare il tuo posto, ti basta cliccare nel link che trovi in descrizione. E ora torniamo alla puntata di oggi. Chiunque inizia a studiare psicologia è affascinato tremendamente dall'idea di inconscio. Il nostro amico Sigmund Freud, lo aveva detto: i lapsus, i sogni, i motti di spirito, eccetera, sono tutte manifestazioni di una mente inconscia. Ebbene, se mi avessero chiesto se è possibile comunicare con l'inconscio una decina di anni fa, proprio quando ho aperto Psinel, non avrei avuto dubbi. Esiste il modo per comunicarli. Esiste il modo per farlo e puoi provarlo anche tu. Ti basta recuperare e costruire un piccolo pendolo. No, non sto scherzando, potresti farlo fin da adesso. Potrebbe essere un ciondolo, un pendolino, sai, da quello da maghi, o semplicemente una gomma o un qualcosa di pesante legato ad uno spago. Poi ti serve un tavolo su cui appoggiare un foglio e assumere una posizione particolare. Devi appoggiare il gomito sul tavolo, proprio come ti dicono di non fare quando mangi. Con la stessa mano devi far penzolare il pendolo lungo, diciamo così, lungo il tuo braccio, quindi proprio come fanno i maghi con il pendolino. Chi è anziano come me si ricorderà queste cose non solo tra i maghi, ma anche per il mitico Maurizio Mosca con il suo pendolino. Ecco, devi far penzolare dalle tue mani questo pendolo, tenendolo solo con l'indice e con il pollice, in modo molto leggero. Lo stai facendo? Fa fatto? Ora ti serve la colla vinilica? No, sto scherzando. Ora, mentre lo tieni tra le mani, devi chiudere gli occhi ed immaginare una giostra. Una giostra che gira, che gira, che gira vorticosamente, vorticosamente gira. Ebbene, se sei una persona abbastanza influenzabile, dopo poco il pendolo inizierà a girarsi senza che tu faccia niente. Ecco, se per caso hai ottenuto questo effetto, evita di spaventarti, significa che sei molto intelligente, tra poco lo vedremo meglio insieme. Se ti metti ad immaginare di colpo, invece di essere su un'altalena che fa avanti e indietro, ecco che probabilmente il pendolo smetterà di girare e inizierà a fare avanti e indietro. Jenna, io ti seguo da una vita, mi ricordo queste specie di esperimenti, ma come fanno a funzionare? Funziona solo con le persone che sono suggestionabili? Con me, secondo me, non funziona.
Ottime domande 182. Le risposte a tali domande non sono facili, ma esistono. La prima risposta si chiama movimento ideomotorio, cioè la capacità di trasformare la tua immaginazione in un movimento. Per quanto riguarda invece la suggestionabilità, veniva chiamata così, oggi sappiamo che è altamente correlata all'intelligenza. In altre parole, se pensi che essere capaci di fare queste cose indichi una qualche debolezza mentale, ti sbagli. È esattamente il contrario. Dopo recuperiamo questo pezzo e ti assicuro che sarò convincente, dato che sono in molti a credere che chi è suggestionabile sia mediamente più stupido, quando le cose invece sono contrarie. Ora torniamo sul nostro foglio di carta e il nostro pendolo. Ora, se prendi un pezzo di carta e lo metti, diciamo così, sotto il pendolo e ci scrivi sopra, a destra sì e a sinistra no, o in alto e in basso, oppure se vuoi fai una croce, in alto e in basso metti forse, chi lo sa, indovina cosa puoi fare? Ebbene, puoi chiudere gli occhi e chiedere a te stesso delle cose per vedere dove va il pendolo. Tipo: sono davvero così interessato a proseguire l'ascolto di questa puntata? Sicuramente il tuo inconscio andrà verso il sì, un sì assoluto. Scherzo, ma ad esempio, sono davvero innamorato di Maria? Sono davvero interessato a proseguire quella relazione? E poi ovviamente guardi dove va il pendolo. Questo esercizio è famosissimo, chiunque di voi si sia un po' interessato un minimo all'ipnosi e alla sua storia lo avrà visto in differenti salse. Noi ne abbiamo parlato più di 10 anni fa, proprio qui su Psinel. Ma funziona davvero? Le risposte che ci dà il pendolino sono realmente più attendibili di quelle che potresti elaborare consapevolmente? La risposta è no, o meglio, è più complessa di così. Se vuoi sapere se tale metodo ha davvero cambiato la vita delle persone, la risposta è no. È conosciuto da decenni, ti ripeto, ma non mi sembra che abbia rivoluzionato il mondo della presa delle decisioni. Invece a farlo sono stati alcuni miei colleghi che hanno vinto anche il premio Nobel, e in particolare parlo del caro Daniel Kahneman e del suo compianto amico e collega Amos Tversky, i quali hanno studiato a fondo il processo decisionale. Per riuscire a dare una forma a tutto ciò che hanno scoperto, e ti assicuro che ci hanno messo anni perché io l'ho studiato prima che esistesse questa forma, i due studiosi, o meglio quello che è rimasto, Daniel Kahneman, si è dovuto inventare la suddivisione del funzionamento mentale in due parti, il sistema 1 e il sistema 2. E se conosci queste cose sai che il sistema 1 è proprio il nostro inconscio. Quindi, Jenna, non posso fidarmi del mio istinto? Non posso fare domande a quella parte di me? Dipende. Certo che in alcuni casi puoi fidarti del tuo istinto. L'abbiamo visto anche in altre puntate. Ogni volta che sei realmente in pericolo, ogni volta che ti trovi in una situazione completamente sconosciuta, l'unica cosa su cui puoi affidarti, tra virgolette, è il tuo istinto, le tue pulsioni, ciò che ti dice, tra virgolette, il sistema 1. Ma nella vita di tutti i giorni in realtà è una negoziazione tra queste due parti. E non solo, non c'è dentro di te un'anima più saggia di te, perché tu sei quell'anima, tu sei l'inconscio. Non devi interrogare una parte di te come se fosse uno spettro dentro di te. Se ci sei, spettro, batti un colpo. Ti sembrerà strano, ma queste cose hanno molto a che fare con queste altre cose un po' esoturistiche, a me piace chiamarle, cioè che prendono dall'esoterismo, anche perché, come ci ha raccontato il nostro Aristotele, esoterico non significa magico, ma significa solo che sono conoscenze private, mettiamola così. E se ammettiamo che queste conoscenze private sono le conoscenze che noi non conosciamo di noi stessi, e adesso vedremo il perché, allora potremo anche chiamarle esoteriche. Ma ti invito a non farlo, perché là fuori esoterico significa qualcosa di magico. Come abbiamo visto nella puntata di approfondimento dedicata all'inconscio, che ti invito ad ascoltare, se ci mettiamo a capire cosa significa in base al nostro funzionamento psicofisico, diventa evidente che la distinzione tra conscio e inconscio è una semplificazione del nostro funzionamento. La mia piccola proposta anche di questa puntata è di unire gli aspetti antichi con quelli moderni, che è poi ciò che facciamo quando le cose funzionano molto bene. Facciamo un esempio. Una persona ti guarda male per strada e ti sorge dentro un po' di rabbia di difesa. Ecco, un nostro antenato avrebbe usato quella rabbia per combattere o per scappare. Tu, che sei un uomo moderno, invece la utilizzi per comunicare in modo assertivo.
Quindi utilizzi quell'energia arcaica, antica, con una cognizione moderna. Questo è un esempio semplice perché solitamente non siamo minacciati apertamente dalle persone che incontriamo per strada, anche se potremmo sentirci come tali. E allora è lì che spunta fuori la nostra conoscenza di questi meccanismi, che si trasforma in metacognizione e ti consente di agire in modo più adeguato, dunque più saggio e più adatto alla situazione. Cosa significa? Che quando senti quella rabbia, quella tristezza, solitamente noi attribuiamo un potere di inconscio proprio agli aspetti emotivi e irrazionali della nostra vita psichica, della nostra vita interiore, ecco, quando senti quelle spinte, esse cercano sempre un significato, ma non hanno un significato ben preciso. Il loro significato più semplice sta nella loro storia evolutiva. Abbiamo visto tante volte che la rabbia ci serve come aspetto per perseguire i nostri obiettivi, che la paura, se trattata bene, si trasforma in coraggio, che la tristezza si trasforma in vicinanza e avanti così. Anzi, tra poco sentirai molto parlare di gestione delle emozioni su Psinel, perché ho una piccola sorpresa che molti di voi già conoscono, ma non vedo l'ora di presentarvela. Ecco, tutte quelle spinte emotive non hanno un senso razionale da comprendere. Ah sì, sai, se provi tanta rabbia significa che quando eri piccolo tua mamma non ti ha voluto bene, o cose del genere, perché questa è la tendenza è a scavare nel cercare una causa-effetto. Ed ecco che invece proprio chi studia l'inconscio sa da sempre che questo non ha legami diretti di causa-effetto, anzi molte volte li crea tali legami di causa-effetto, perché questo nostro inconscio è l'insieme di tutte le abilità che abbiamo posseduto, che abbiamo costruito, di tutte le cose che abbiamo imparato. È un pozzo di risorse che contiene anche dei limiti e che contiene anche degli aspetti, chiamiamoli pulsionali, istintuali, e anche degli aspetti biologici, come abbiamo visto. E tra tali aspetti ha un aspetto un po' peculiare e molto particolare, che è l'aspetto culturale, che poi tutti gli amanti di Jung che mi stanno ascoltando in questo momento conoscono benissimo. Si tratta del nostro inconscio collettivo, che non significa che esista un inconscio che condividiamo con tutti, magico, che se io penso una cosa la pensi anche tu, come ho letto in giro nel web. No, significa che in quanto specie umana condividiamo, lo sappiamo bene, degli antenati comuni, i quali si sono trasferiti vicendevolmente delle conoscenze, e tali conoscenze sono diventate culture, tradizioni che si sono inserite nella nostra mente inconscia. Ed è per questo motivo, secondo Jung, che in tutte le tradizioni del mondo i mostri hanno determinati aspetti, determinati colori. Ed è per questo motivo, secondo George Lakoff, studioso psicolinguista, che il bene è sempre in alto, il male sempre in basso, il male sempre nero, il bene sempre bianco, e avanti così. Sono categorie mentali che ci portiamo dietro dall'evoluzione della nostra specie. D'accordo Jenna, tutto molto affascinante, ma come posso parlare meglio con quella mia parte? In realtà ci parli sempre, anche in questo momento, non sono due parti separate. Questa è la prima cosa da tenere a mente. Anzi, il vero miracolo non è il fatto di parlare con l'inconscio, ma è come mai ne siamo consapevoli, o meglio, come mai siamo consapevoli. Il vero miracolo è la consapevolezza, non è l'inconsapevolezza. Come probabilmente avrai sentito nella puntata dedicata all'inconscio, in realtà noi nasciamo inconsci, tutta la nostra specie è inconscia, i nostri cugini animali sono inconsci. Il miracolo è l'emersione della consapevolezza. Ed è come se tale emersione, dato che ci fa vedere la strada davanti a noi, come se fossero i fari di un'auto, ci illudessero di poter illuminare tutta la strada. Mentre, come hanno detto artisti del passato, in realtà noi illuminiamo solo un pezzettino di strada, noi presente i fari della macchina, e ci illudiamo che quei fari possano illuminare tutto. Ecco, tu quando parli della tua consapevolezza sei ciò che riesci a vedere con quei fari, cioè la direzione in cui stai andando e quel piccolo tratto che riescono a illuminare i tuoi fari della tua consapevolezza ordinaria. Ma in generale tu sei un quartiere, sei una città, però ti illudi di essere solo ciò che illuminano i tuoi fari. E questo è il caso dell'identificazione, è il problema tra virgolette più grave. Quando tu ti chiedi se io possa o meno parlare con l'inconscio, stai illuminando solo un piccolo pezzo della strada, perché tu sei dentro il tuo inconscio. Quando Jung ha detto questa cosa la prima volta e la lessi tanti anni fa, pensai: questo è completamente fuori di testa.
come cosa significa che io sono dentro al mio inconscio. Jung la intendeva in un altro modo, per cui perdonatemi junghiani all'ascolto. Dato che io posso illuminare solo un pezzettino di strada alla volta, non mi rendo conto che tutta la mia attività psichica è per il 99% inconsapevole. In questo momento tu riesci a capire le mie parole senza dover fare alcuno sforzo. In questo momento il tuo corpo sta facendo migliaia di cose, miliardi di cose, senza che tu ne abbia la minima consapevolezza. In questo momento hai continuato a respirare anche alla velocità delle mie parole, senza rendertene minimamente conto. Parlandoti in questo modo, stiamo illuminando varie zone delle parti inconsapevoli. Quindi potremmo dire che inconscio è tutto ciò che, tra virgolette, non è illuminato in questo momento dalla tua consapevolezza. E quindi è tutta la tua attività psichica, dato che questa consapevolezza è come una puntina che gira su un disco gigantesco. La puntina pensa che tutta la tua consapevolezza sia lì, o meglio, che tutto il tuo essere sia quella puntina, ma tu sei l'intero disco, tu non sei le luci che illuminano davanti a te, tu sei l'intera autostrada, tu sei l'intera rete autostradale su cui stai scorrendo. Ecco perché diciamo spesso che all'interno dell'inconscio ci sono molte potenzialità, ci sono le risorse, ci sono le tue forze e, come abbiamo visto in quella puntata, no, la visione di un inconscio brutto e cattivo ormai è vecchia e datata, anzi ti invito ad ascoltare quell'episodio per liberartene una volta per tutte, in caso tu sia arrivato fino qua pensando ancora che nel tuo inconscio ci siano i fantasmi della tua vita, del tuo passato e anche i fantasmi di un'altra epoca, secondo alcune visioni di inconscio collettivo. Ma come mai abbiamo iniziato a vedere questa parte inconscia, tra virgolette, come se fosse un'entità, qualcosa di estraneo? L'abbiamo vista da sempre, ma dovete sapere che la storia dell'inconscio, dell'epoca nostra, dell'epoca moderna, da Freud in poi, mettiamola così, è legata a doppia mandata con un'altra storia. Non tutti sanno che spiritismo ed inconscio sono molto vicini tra loro, anche a livello, diciamo così, di moda dell'epoca. In altre parole, una delle cose più di moda in quel periodo era lo spiritismo. Un sacco di persone, nell'epoca vittoriana, si incontravano con l'intento di contattare i propri cari attraverso medium e vari guru spirituali. Questo aspetto, che è stato enfatizzato anche un po' troppo nella serie TV di Netflix Freud, c'entra in realtà con la visione ancestrale e quasi magica di questo inconscio. Ti ricordi come è iniziata la puntata? Se ci sei, inconscio, batti un colpo! Che è esattamente la richiesta che gli ipnotisti dello scorso secolo utilizzavano per chiedere all'inconscio del paziente qualche cosa, attraverso proprio quei movimenti ideomotori. Inconscio, se sei d'accordo fai un gesto, se non sei d'accordo fanne un altro, che è poi la stessa cosa del pendolino, no? Di certo quelle sono risposte involontarie, ma non significa che esse siano più corrette di quelle volontarie, più vere, più profonde, perché l'unica cosa che significa è che il tuo corpo risponde in modo un po' diverso e devi sapere che il tuo corpo ha la sua saggezza, ma non ha la saggezza degli aspetti razionali. Certo che se devi decidere se mangiare o non mangiare qualcosa, il tuo corpo può essere molto efficace nel dirti che cosa fare o non fare, ma se devi decidere se comprare o non comprare una casa, se chiamare o non chiamare una persona, il tuo corpo è molto meno affidabile. Ecco che noi è come se ci fossimo portati dietro questa saggezza antica, sappiamo inconsciamente che cosa potrebbe farci male, anche se una persona potrebbe essere aggressiva, lo riusciamo a capire con lo schiocco delle dita, immediatamente, e tutta questa nostra conoscenza viene trasportata nelle decisioni anche più importanti. Devo o non devo stare con Francesca, con Maria, con Giuseppe? Capite che sono scelte ben diverse rispetto a quello di dire ok, decido che cosa mangiare o non mangiare. E sì, se vuoi sapere se inconsciamente c'è qualche aspetto anche nella riproduzione, assolutamente sì. Sappiamo che inconsciamente le donne hanno la capacità di capire quali sono gli uomini più adatti per una serata o gli uomini più adatti per farci e costruirci una famiglia, in base a forme del viso e cose del genere. Nuovamente, ogni volta che ritorniamo agli aspetti basilari della vita umana, difenderci, cibarci, fare l'amore, eccetera, gli aspetti più ancestrali diventano anche più rilevanti. Tuttavia, tali aspetti, come aveva dimostrato già ampiamente Freud, soprattutto quelli legati alla relazione, hanno tanto a che fare con la società che ci circonda e dunque con gli aspetti culturali.
Jenna, ma alla fine ci si può parlare con questo inconscio, sì o no? Belin. Allora, caro 182 con l'accento ligure. Ci stiamo preparando per andare in Liguria per le vacanze, quindi ecco, questo viene fuori in questo modo. La risposta è sì, perché tu parli tutti i giorni con il tuo inconscio. Ogni secondo, ogni istante, in questo momento stai facendo una delle cose più importanti per avere a che fare con il tuo inconscio. Lo stai nutrendo. E dato che tu sei contemporaneamente sia inconscio che conscio, anzi per la maggior parte delle volte inconscio e poco conscio, in realtà ogni gesto che fai, ogni esperienza che vivi nella tua vita è un modo per parlare con il tuo inconscio. Però se invece vuoi sapere se dentro di te ci sono delle conoscenze segrete che fin quando non le conosci non riuscirai a sentirti pieno di forza, autostima e determinazione, no, quella è una barzelletta. E dobbiamo tenerne conto perché è una barzelletta pericolosa che nutre le aspettative delle persone nel fare strani esercizi di autoconvincimento inconscio che, nella maggior parte dei casi, te lo assicuro, funzionano davvero, davvero poco. E dunque non voglio lasciarti a bocca asciutta e darti, come sempre, dei consigli, ma prima voglio darti un consiglio un po' particolare, anzi fare una proposta. Dato che il nostro inconscio è lì, è presente, anzi è la maggior parte della nostra attività psichica, egli sa, conosce determinate cose. Prima ti ho nominato Lakoff e il fatto che, ad esempio, utilizzando certe metafore, il tuo cervello risponde fisicamente in modo diverso. Se io utilizzo delle metafore arcaiche, come ad esempio la metafora del viaggio, o metafore che hanno a che fare con i sensi, come il prendere, l'afferrare, il gustare, l'assaporare, ecco che il tuo cervello si attiva come se gustasse, afferrasse, vedesse delle cose, se utilizziamo proprio quelle metafore specifiche. Ora, quando tu parli con te stesso e vuoi parlare col tuo inconscio, lo fai attraverso un linguaggio rappresentazionale, attraverso delle metafore. Forse dunque chiamarlo inconscio non è la parola più corretta. L'abbiamo chiamato in tanti modi, possiamo chiamarlo inconscio, mente saggia, mente superiore, questi sono i termini moderni. Invece ti faccio una proposta, e se invece la chiamassimo, andando lontano da Jung, quindi poveri junghiani, tappatevi le orecchie, ma se invece la chiamassimo anima, animo, pensaci. All'interno di anima ci sono migliaia di rappresentazioni e se hai seguito tutte le puntate relative agli aspetti inconsci sai che un modo per parlare di inconscio è quello di priming, cioè questa parola anima, quante associazioni mentali gigantesche fa costruire nella nostra mente? Beh, tantissime, un po' perché siamo in un paese cristiano e un po' perché abbiamo tutta una tradizione, mettici l'anima, ecco, lo chiedo alla mia anima, l'inconscio va trattato come l'anima. È la tua anima, che è sempre presente, è lì che ascolta, non è una parte diversa di te, anzi, sei tu quella parte lì. Per questo mi piace il termine anima, anche se purtroppo ovviamente strizza l'occhio a migliaia di tradizioni spirituali e nell'aspetto junghiano è un casino, anima, animus, insomma. Insomma, tanta, tanta confusione. Non voglio mettere confusione, ma solo fare una proposta. Dato che le parole attivano dentro di noi rappresentazioni e tali rappresentazioni in un qualche modo facilitano o inibiscono certe nostre risorse, forse sarebbe il caso di iniziare a trattare gentilmente quella nostra parte interiore. Se vuoi puoi chiamarla angelo custode, a me piace chiamarla anche così, angelo custode. E sappi che io non sono affatto religioso. Però so benissimo che queste categorie mentali e religiose sono dentro al mio inconscio, non solo perché sono cresciuto a pane e oratorio dietro casa mia, ma perché tutti quanti noi siamo cresciuti a pane e cultura cristiana nella quale siamo stati inseriti, a meno che tu non abbia un'altra cultura, ovviamente. Dunque, cari ragazzi, care ragazze, sì, dentro di noi c'è una forza incredibile, ci sono molte più conoscenze di quante pensiamo, ma queste cose sono lì accanto a noi, sono proprio lì, a un attimo da te. Devi solo crederci, ma non basta crederci, devi solo, tra virgolette, farne esperienza e devi coltivare il tuo inconscio. Il tuo inconscio è come una pianta, è la tua parte biologica, va coltivata. Non è che i tuoi muscoli crescono solo perché ci credi o migliori il tuo rapporto con il cibo semplicemente perché lo immagini, ma solo perché inizi fin da adesso a fare attività fisica, a mangiare meglio. E se vuoi coltivare il tuo inconscio, inizierai a fare pratiche che ti consentano di farlo, come la pratica della meditazione.
meditazione, la lettura, l'ascolto di podcast interessanti come questo che stai ascoltando in questo momento. Ok, c'è un piccolo conflitto di interessi in ciò, ma ci siamo capiti, è qualcosa che devi coltivare e che successivamente ti dà i suoi frutti. Proprio come, altra citazione da boomer come me, proprio come un giovane Daniel San in Karate Kid che impara dei movimenti, non sa che cosa gli servono, sta coltivando la sua pianta e poi nel momento del bisogno scopre che sono colpi di karate, sono parate e colpi che gli consentono di difendersi nel momento più opportuno. Bene, mi rendo conto che la puntata è arzigogolata e lunghissima. Cercherò di tradurla, sintetizzarla e renderla ancora più lineare, magari con qualche piccolo approfondimento e altri piccoli camei all'interno del nostro video approfondimento che, come probabilmente ormai saprai, esce il martedì alle 18. Per cui, come al solito, bando alle ciance ed iniziamo con i consigli di questa settimana. Primo, tu sei il tuo inconscio. Il problema vero è pensare di essere la coscienza, quelle luci limitate che illuminano un piccolo pezzettino. Vedi, abbiamo fatto anche delle puntate al riguardo, adesso non mi viene in mente il numero, il nome preciso, però io utilizzo una metafora bellissima con i miei pazienti, soprattutto con i miei pazienti che tendono a controllarsi esageratamente. Prendo un piccolo post-it, ci faccio un puntino al centro e gli dico: guardi, questa è la sua mente conscia, la sua parte consapevole. Lei, la sua mente, lei, senza parlare di inconscio, dico lei è tutto questo quartiere gigantesco. La persona mi guarda un po' così come per dire: ma cosa stai dicendo? Sì, perché quando tutto funziona bene, tu ti fidi del fatto che il quartiere funzioni bene. Non stai lì a chiederti: avrò il coraggio di fare quella cosa lì? Avrò abbastanza motivazione per portare avanti quelle cose? Sarò abbastanza tranquillo per partecipare a quella cena di Natale con la mia famiglia? Ecco, quando stai bene, non ti poni queste domande, cioè non chiedi a quel puntino di correre a controllare nella tua città gigantesca se tutto va bene. La tua città gigantesca è l'inconscio. In realtà quel puntino può solo osservare, ma non può influenzare più di tanto, può solo mediare, tra virgolette. Il problema è quando tu credi di essere quel puntino. E quando credi di essere quelle luci limitate che illuminano lì davanti. Attenzione, perché anche nella puntata ti ho detto che quelle luci sono di uno sguardo ordinario. Certo, puoi imparare a diventare consapevole di tutto ciò che emerge, ad esempio con le pratiche di meditazione, ma non potrai mai vedere tutta l'intera enorme vastità di ciò che sei, di ciò che conosci, delle varie rappresentazioni che sorgono e tramontano costantemente nella tua vita. Il concetto di inconscio o di anima, chiamalo come vuoi, deve liberarci e ci ha liberato da una tirannia di una mente troppo razionale e cieca. Infatti arriva casualmente, successivamente, all'epoca dei lumi, in un romanticismo, ma dobbiamo stare attenti a quel romanticismo perché nuovamente fa uscire dalla porta uno spiritismo che poi rientra dalla finestra, oppure l'idea magica che esista qualche tecnica segreta che se solo tu la potessi trovare riusciresti a ottenere tutto quello che vuoi. No. L'inconscio funziona come un muscolo, devi coltivarlo con il tempo, la pazienza, la dedizione e poi ti dà i risultati. Non che di colpo segreto magico dell'inconscio di Hokuto e di colpo riesci a recuperare tutto quello che diventi un genio di colpo. Ecco, questa è un po' lo spauracchio di una crescita personale che andava di moda una decina di anni fa, che speriamo con Psinel aver un po' spazzato via in un qualche modo. Secondo, coltiviamo l'inconscio. Abbiamo detto che sei l'inconscio, dunque se ti prendi cura di te è già ti stai prendendo cura del tuo inconscio. Ma non basta, qui serve il principio di garbage in, garbage out, cioè spazzatura dentro, spazzatura fuori, cioè se ti nutri di informazioni sane avrai molto probabilmente degli output sani, se ti nutri solo di cavolate avrai probabilmente degli output solo di cavolate, mettiamola così. Ecco, il nostro inconscio è l'insieme di tutte queste cose. Non puoi farci niente se nella tua cultura c'è un modo di comportarsi. Non puoi farci niente se da bambino hai vissuto certi tipi di esperienze, ma puoi decidere intenzionalmente quali esperienze vivere in questo momento. Il fatto che tu stia ascoltando la mia puntata fino a questo punto è già un ottimo segno, perché significa che sei intenzionata, sei intenzionato ad alimentare al meglio quel tuo giardino interiore.
Chiamiamolo giardino interiore, forse ancora meglio, perché il giardino rappresenta ancora meglio questa cosa, perché nuovamente puoi fare di tutto, puoi proteggerlo, metterlo, esporlo alla luce, pulirlo, mettere tutte le sostanze necessarie, l'acqua, controllarlo, però non puoi decidere tu a che velocità crescono queste piante, non puoi neanche decidere tutto ciò che accade all'interno del giardino, perché questo giardino ha vita propria, perché tu sei quella vita propria, tu sei la vita del giardino che cresce. Solo che te ne accorgi solo quando il tuo giardiniere interiore si mette a guardare una pianta. Ma tu sei tutto quel resto lì. L'importante è non confonderti con il giardiniere. Tu sei tutto il giardino, anzi tu sei l'immensità di quel bosco. Non sei il giardiniere. Tuttavia, per coltivare l'inconscio dobbiamo passare dal nostro giardiniere e quindi fare delle cose attive e consapevoli, decidere di leggere, vedere film, ascoltare musica, perché, ebbene sì ragazzi, quello che aveva detto Freud era vero, il nostro inconscio ha molto a che fare con le opere artistiche, con l'amore, con i nostri sentimenti, è tutto vero, e per coltivare il nostro inconscio, se ci nutriamo di queste cose, nutriamo anche il nostro caro amico inconscio, che da oggi puoi chiamare ufficialmente anche solo John. Terzo, riconoscere la presenza. Esattamente come ci ha detto Freud, la presenza dell'inconscio si riconosce attraverso vari segnali, dei segnali particolari, però mentre Freud li usava per dimostrare, dire vedi che esiste l'inconscio, vedi che in realtà hai sognato questo perché significa quest'altro, noi facciamo un passo un po' in avanti rispetto a quella tradizione, e il perché lo scopri nell'episodio dedicato all'inconscio che ti linkerò in 100 parti diverse, perché è importantissimo legare questi due episodi. Dunque, per noi invece riconoscere l'inconscio significa riconoscere quando quella cosa lì sta funzionando bene per te. Mentre Freud lo vedeva come l'aspetto sintomatologico, cioè quindi voglio vedere dai tuoi lapsus se per caso viene fuori il tuo problema, il tuo conflitto interiore, la tua difesa, il tuo meccanismo di difesa, noi diciamo nota come tutto inconscio per essere, diciamo così, sereno, un po' come dire guarda come cresce quella pianta, che bello. Non significa andare lì e cercare di capire i nessi di causa-effetto del perché cresce, perché questo è un casino, perché il nostro inconscio non ha propriamente dei nessi di causa-effetto e dobbiamo imparare a farlo lavorare insieme. Insieme a che cosa? Quarto, studia il sistema 1 e il sistema 2. Uno dei miei consigli, dei quali ti ho parlato numerose volte, è proprio quello di prenderti il bel libro di Kahneman, Pensieri lenti e pensieri veloci, ne abbiamo parlato in una live ultimamente, e leggertelo, oppure andare a vedere le nostre puntate dedicate ai bias, cioè conoscere quali sono le nostre tendenze naturali, ti aiuterà a riconoscerle nella tua vita, ti aiuterà a riconoscere la presenza dell'inconscio nella tua vita. Mentre nel punto precedente ti invitavo ad osservare la meraviglia del fatto che tutto funziona in modo inconscio, forse non l'ho detto così bene, ma ora te l'ho ripetuto, in questo punto ti invito invece a conoscere i meccanismi, nel male e nel bene, tipici dell'inconscio, perché ti aiuterà a capire che non esiste una distinzione tra conscio e inconscio, ma esiste un modello di funzionamento che potremmo dividere in sistema 1 e sistema 2, ma entrambi questi sistemi sono necessari affinché tu possa funzionare bene. Una persona che funziona bene solo inconsciamente funziona bene in tal modo solo quando è in estremo pericolo e solo per pochi istanti, perché poi dopo serve la coscienza per fare le cose bene, altrimenti finisce quasi sicuramente male. Utilizzare solo l'S1, l'S2, sistema 1, sistema 2 è quasi sempre controproducente, oltre che impossibile. Ok, mi fermo, lo giuro. Vedo dal timer che abbiamo già superato oltre i 40 minuti e non volevo fare una puntata lunghissima su questo tema, anche perché abbiamo ancora il post per approfondire e anche il video di ulteriore approfondimento. Ma come puoi immaginare, potremmo tenere una conferenza con 100 esperti e parlarne per i prossimi 30-40 anni di questa faccenda. Su Psinel ne abbiamo parlato tantissimo, l'inconscio normale, l'inconscio digitale, l'inconscio collettivo. Li abbiamo visti tutti e ti metterò tutti i riferimenti all'interno del post. Come sempre ti invito a dare un'occhiata al nostro sponsor, vai su psinel.com, dai un'occhiata ai nostri prodotti, sono loro che sostengono il nostro podcast, non sono prodotti di terzi, non ci vendiamo a nessuno, non stiamo lì a cercare di fare, noi semplicemente abbiamo i nostri prodotti della nostra terra, del nostro orto, del nostro giardino e ve li offriamo, ovviamente prodotti che hanno a che fare con la realizzazione personale.
Molto bene, cari psinellini, voglio ringraziare tutti coloro i quali erano presenti nella nostra prima passeggiata non passeggiata di domande e risposte, una live su YouTube il lunedì mattina. Proveremo a ripeterla, proverò a essere più bravo, a inserirla meglio, a anticiparla meglio, eccetera, eccetera. Bene, ti auguro una splendida giornata, ci sentiamo la prossima settimana, un saluto da Gennaro Romagnoli di psinel.com.